e mi occupo di azienda seminativo dove coltiviamo mais e altri cereali. Nuova attenzione su queste piante di orzo è interessante perché comunque dalla ricerca, dallo sviluppo poi nascono le prospettive per le coltivazioni future. Oggi praticamente tutto il mais in Italia coltivato è ibrido e bisogna capire se sull'orzo le promesse, le attese verranno rispettate anche nel nostro ambiente, però le premesse sono buone, la coltura nonostante l'annata avversa si sta comportando bene a vederla qui in campo. È una coltura interessante perché si accontenta di meno concimazioni degli altri cereali vernini come il frumento, e può inserirsi utilmente in rotazione col mais e con le altre culture che abbiamo più nella padana. Certamente se le produzioni saranno buone, le resistenze alle malattie saranno buone, io credo che l'agricoltore sarà anche disponibile a pagare un po' di più se avrà risultati migliori. Quindi io non mi aspetto di avere un raddoppio dei rendimenti come quasi è avvenuto nel mais, però già avere un 20% in più come Syngenta afferma di poter ottenere sarebbe già un risultato molto importante.